Detto questo, l'ultimo colpo di grazia Laval e Jussol hanno avuto nel 1944 durante la lotta partigiana. L'11 di agosto del 1944 i tedeschi hanno bruciato le due borgate, andate al fuoco, bruciavano come torce perché erano piene di fieno, la fienagione era appena finita e quindi ha fatto nel giro di poche ore tutto il paese, tutti i due paesi sono bruciati. E questo ha determinato, possiamo dire, riassumere che con la fine della seconda guerra mondiale tutta la Val Chisò, tutta la Val Troncea era spopolata. Come dicevo prima, il Pregelatese ha resistito sotto la seduzione naturalmente del Colle del Sestriere. Però ha resistito come abitabilità, salvo due o tre borgate che erano disagiate come il Rif e compagnia bella. Comunque è stata abbandonata tutta l'attività agraria e io a questo riguardo mi pare di poter dire che l'abbandono è stato eccessivo. Sarà perché sono particolarmente innamorato del mio paese, ma anche perché ho visto che per esempio altre zone qui del Pinerolese, come Valle Angrogna e non solo quella, pur mutando le attività, pur diventando determinante l'attività turistica, il Pregelatese avrebbe potuto conservare una certa quale attitudine alla coltivazione, naturalmente delle coltivazioni particolari. Nessuno pensa che si dovesse continuare a zappare la terra come un tempo, ma che nulla vietava che si potesse in qualche modo rivolgere la propria attività ridotta agraria alla coltivazione di culture particolarmente adatte alla montagna, come la segale. Io che amo tanto il pane di segale non trovo più la farina di segale. Non so se quel pane di segale che vendo abbia ancora. Il pane di mia nonna, che era fatto esclusivamente di segale, era molto diverso da quello di segale che mangio adesso. Oppure dico il farro, oppure il grano saraceno, o tante altre, dico così a braccio, perché non si poteva provare a coltivare, specialmente nei luoghi più acconci e più comodi e più vicini alla strada, dei frutti di bosco, anche approfittando della disponibilità di cultivar che la genetica aveva messo largamente a disposizione. Oppure di piante medicinali, di piante officinali, dico così a caso, oppure di patate da seme, eccetera. Mi pare che lo spettacolo di Pregelato, che è pur sempre una conca meravigliosa dal punto di vista, diciamo, orografico e turistico, avrebbe potuto essere utilizzata anche meglio. Adesso che cosa vedo? Vedo una pastorizia di rapina, per nulla razionale, e quindi. Sono andato in Francia anche recentemente, ho visto nella valle di Nevache dei greggi di 3.000 mouton, allora capisco perché la Francia vada orgogliosa del suo gigot mouton, perché non potremmo fare altrettanto anche noi? Dico soltanto così, di getto, che si poteva, che mi fa un po', diciamo, male al cuore vedere quella campagna che ha dato da mangiare a delle generazioni per secoli, così abbandonata. Naturalmente mi rendo perfettamente conto che l'attività prevalente debba essere adesso quella turistica, e questo sia per la bellezza dei luoghi, sia per la lungimiranza del senatore Agnelli. Questo nessuno lo mette in dubbio. Non voglio che nessuno ritorni a zappare la terra in Val Troncea. Ho detto di getto le cose che ritenevo più importante a giustificazione di questo abbandono, diciamo, totale per una parte, parziale per l'altra, di tutto il Pregelatese. Ho trascurato, e ho quasi finito, ho trascurato i danni che in questo secolo, di cui sono buon testimone, ha fatto il Chisone. Io ricordo perfettamente, la cosa è quasi miracolosa perché ho dimenticato un'infinità di cose, ma ho ancora negli occhi esattamente lo spettacolo del Chisone, il 22 di settembre del 1920. Io non avevo 3 anni, mancavano 3 mesi a 3 anni, ma io è come se l'avessi visto ieri.
questo mare a monte del ponte di Laval, ponte che adesso non c'è più, a monte del ponte di Laval sembrava un mare torbido e con delle onde alte più di 1 metro, che tutto travolgeva nella sua furia devastatrice e che ha minacciato addirittura di portare via Laval. Adesso sento parlare che Laval vogliono ricostruire. Facciano attenzione perché Laval è sopra un terreno in frana che non è stato portato via nel 1920 e non è stato portato via nel 2000, dall'ultima alluvione che c'è stata, soltanto perché la frana è arrivata a 2 metri dalle case, semplicemente a 2 metri dalle case, soprattutto le case che sono vicine alla chiesa, che sono quelle che sono più diciamo, più in pericolo di frana. Naturalmente non entro in altri, nel 1956 mi pare c'è stata un'altra grossa diciamo, furia devastatrice. Comunque, voglio semplicemente dire che però diciamo, le intemperie del Chisone non hanno certamente determinato l'esodo di nessuno. Cioè le persone sono andate via per il motivo che ho sottolineato, certamente non per il Chisone. Perché sono profondamente convinto, avendoli conosciuti, questi galantuomini, sono perfettamente convinto che se ci fossero state ancora le popolazioni in loco, l'acqua del Chisone non avrebbe fatto tutti i danni che ha fatto, anche quelli recenti, perché i prati passé che sono quelli limitrofi all'abitato, quelli non sarebbero stati devastati perché la presenza di queste persone che avevano sempre la zappa in mano. Io ricordo quando mio nonno, quando c'erano 2 gocce di pioggia, usciva dalla casa con la zappa in mano e andava a governare i rigagnoli, eccetera. E come lo faceva mio nonno, lo facevano tutti. Sapevano benissimo che soltanto l'esatto governo delle acque avrebbe impedito, diciamo, dei danni. Mio nonno mi diceva, attenzione, perché le acque. Il fuoco del fuoco puoi avere ragione, dell'acqua no, quando diventa furiosa non la governa più nessuno. Ed era per questo poi anche tutte le acquatrici avrebbero servito, adesso sono piene, non è colpa di nessuno, ma i tempi sono talmente cambiati che naturalmente il Chisone non avrebbe fatto i danni che ha fatto. Termino con una nota positiva. Per me largamente positivo. Dopo ho detto che l'esodo praticamente è finito, l'esodo di tutta la popolazione si è completato con la fine della Seconda Guerra Mondiale e quindi sono da allora passati più di 50 anni. Sono stati 50 anni di silenzio relativo. Ma di silenzio perché la popolazione residente era del tutto scomparsa, non c'era più. La Valle ha cominciato a parlare nel 1980. Nel 1980 è stato costituito buona parte della Valtroncea, 3.280 ettari, sono stati costituiti in parco regionale, parco naturale regionale della Valtroncea. Ho la civetteria di essere orgoglioso di avere partecipato a questa realizzazione in quanto consigliere comunale di Pragelato, con il sindaco Berton e con altri 13 galantuomini all'unanimità abbiamo dato il nostro voto positivo e dopo 24 anni devo dire che la natura ha fatto dei miracoli. I risultati positivi ci sono e sono sotto gli occhi di tutti, nonostante i danni che ha fatto nel frattempo ha fatto il Chisone, eccetera. Io personalmente ero talmente innamorato della mia valle e la conoscevo così bene nelle sue bellezze naturali, nelle sue preziosità, come dire, come si chiama? Floristiche, che ho voluto che fossero conservate e naturalmente potenziate attraverso l'attività del parco per il godimento delle generazioni che verranno dopo la mia. E così dopo 50 anni di silenzio, la valle ritorna ad essere piena di rumori, di
non solo per la flora, per la fauna che intanto è decuplicata, ma anche per la gioia di tutte le persone che la visitano tutti gli anni. Credo di aver detto le cose più importanti e con questo porgo il mio saluto a tutti i convenuti. Grazie.